Presentato nella selezione ufficiale della 16ª edizione del Festival del Cinema di Roma, ecco che arriva nelle nostre sale il nuovo film di Giuseppe Bonito, dal titolo L'Arminuta, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo del 2017 scritto da Donatella di Pietrantonio. Io ho avuto il piacere di vedere questa pellicola al cinema Rondinella di Sesto San Giovanni, tra l'altro domenica pomeriggio, sala quasi del tutto riempita. Che bello per un film italiano, ma soprattutto che bello questo film, perché a me è piaciuto molto. Giuseppe Bonito continua il suo studio sui rapporti umani e tratta di temi importanti e sensibili, come ad esempio il tema dell'affido. Sì, perché il film parla della nostra Arminuta, interpretata da Sofia Fiore. Noi non sappiamo il nome di questo personaggio, sappiamo solo che a 13 anni viene riportata come se fosse un pacco dalla sua famiglia biologica, scoprendo che quella che considerava la madre fosse in realtà una zia e quello che considerava il padre fosse in realtà uno zio. Quindi si ritroverà dal vivere una vita agiata in una famiglia borghese in quest'epoca post anni 60, a lei non mancava niente, era felice con sua madre, con suo padre, si ritroverà dalla ricchezza alla povertà, ritrovandosi con quella che scoprirà essere la sua famiglia biologica in mezzo alle campagne dell'Abruzzo, in mezzo a tanti silenzi, a tante parole non dette, in questa casa dove già è difficile portare il pranzo e la cena in tavola perché ci sono vari figli da sfamare. Lei, diciamo che si sentirà più a suo agio con quella che scoprirà essere sua sorella Adriana, la bambina. Con Adriana cercherà di instaurare un rapporto che invece con gli altri fratelli riesce difficilmente anche solo a concepire, se non con il maggiore quasi diciottenne che ha un pessimo rapporto con il padre, una famiglia dove è facile mettere le mani addosso. Se da un lato la famiglia con cui lei è cresciuta ti toccava per spalmarti la crema solare d'estate, in questa famiglia magari ti toccano per darti delle botte dal momento in cui non porti avanti i compiti che ti sono stati assegnati nel migliore dei modi. E quindi, con un cast assolutamente convincente, a distanza di poco tempo da Aria Ferma torna un grande Fabrizio Ferracane nei panni del padre, ma tutto il cast è stato proprio scelto bene. Io non avevo letto il romanzo, sono andato comunque ad informarmi e devo dire che secondo me Giuseppe Bonito, dopo già l'analisi sui rapporti umani che aveva condotto in Figli, che è un film che a me non aveva particolarmente convinto, ma che comunque rispetto, un omaggio al grande Mattia Torre che purtroppo ci ha lasciati e ancora non mi sembra vero, c'era un discorso secondo me lì sulla meglio gioventù che rappresentava una delle scene più belle del film e la Cortellesi che portava avanti questo monologo che nel caso non conosceste vi esorto a recuperare anche cercando la clip su YouTube. Ecco che qua Giuseppe Bonito continua questa sua analisi sui rapporti umani, parlando dell'affido, parlando di quanto possa essere anche strano, estraniante per una ragazza di 13 anni ritrovarsi in un mondo che non le appartiene, ma facendoci capire anche le sfumature della sua umanità, perché comunque non è una ragazza che diciamo soffre perché le mancano delle cose che poteva avere dalla famiglia borghese, quindi gli agi, i lussi e le ricchezze. No, lei sta male perché le manca la madre, lei sta male perché le manca il padre, che poi scopriremo essere zio e zia. A lei mancano queste due persone importanti e tutti i giorni si interroga sul perché, proprio come un pacco sia stata riportata dalla sua famiglia biologica che lei non sapeva nemmeno esistesse. Quindi noi insieme a lei ci interroghiamo perché realmente dopo 13 anni in cui tutto sembrasse andar bene questa ragazza è stata portata dalla sua famiglia biologica, perché deve essere costretta a vivere una vita che realmente non le appartenga. Noi ce lo domandiamo e il film poi ci rivelerà delle risposte, ma anzi forse arriveremo anche ad un momento di incontro-scontro tra la nostra Arminuta e quella che lei considerava la madre, interpretata dalla brava Elena Nietti. Il regista, oltre ad affrontare temi psicologicamente rilevanti, ci illustra anche degli ottimi panorami, inquadra dei paesaggi meravigliosi di questa natura sterminata, questi campi in cui i nostri protagonisti si ritrovano a lavorare nella campagna abruzzese,
francese, queste strade dove magari il fratello più grande sfreccia in moto, i campi dove si lavora per poi tornare all'ora di pranzo a mangiare in mezzo ai silenzi, e proprio percepiamo le diverse prospettive di una vita più agiata e di una vita più povera. Si passa dallo svegliarsi la mattina, fare una bella colazione, chi lo sa, in terrazza per poi mettersi un vestito di tutto punto per andare o a scuola o al lavoro, ad una vita in cui ci si alza la mattina e magari ti ritrovi a spennare un pollo, a pulire un bagno fatiscente, quindi meno sei vestito bene meglio è. Quindi si passa proprio da un certo tipo di esistenza ad un altro tipo di esistenza, dove però forse si vuole anche studiare, ricercare a mo' di indagine proprio l'umanità delle varie persone, perché se all'apparenza la famiglia povera può sembrare più burbera, può sembrare meno sensibile, forse in sottofondo, come magari anche ancora di speranza, qualcosa sotto sotto c'è a cui aggrapparsi, un amore che può nascere, un'unione che può nascere, seppur con i modi sbagliati, seppur in mezzo a tante titubanze, seppur in mezzo a malintesi e a situazioni da superare in maniera proprio complicata e difficile. Ecco, c'è una scena secondo me bellissima in cui dopo un sacco di tempo in cui la nostra Arminuta chiede il perché fosse stata come un pacco riportata dalla sua famiglia biologica, e soprattutto chiede perché non possa rivedere la madre, che poi scopriremo essere la zia. Ecco che questo incontro si verificherà, un incontro dove, dopo che lei ha scoperto i motivi che non vi rivelerò, si ritroverà a passare un pranzo con quella che l'ha cresciuta. E forse in questo pranzo, dopo un sacco di tempo, dove lei ha desiderato tornare dalla sua vera famiglia, e cioè non quella biologica, perché secondo lei quella vera famiglia era costituita da zio e zia, si renderà conto che forse non è più tempo per stare lì, che forse non è più anche abituata a certi modi di fare, di una famiglia cambiata, di una famiglia in cui lei non si rispecchia più, e che quindi abbia bisogno di quella sì povertà, ma comunque quel legame che scaturiva all'interno di questa povera famiglia, in mezzo sicuramente a tanti problemi, in mezzo sicuramente a tante situazioni non facili da superare. Però c'è questa voglia di mostrarci due vite diametralmente opposte che la nostra protagonista si ritroverà a vivere, e dove la nostra protagonista comunque si sentirà formata, perché questo film lo potremmo definire anche un racconto di formazione. Vedendo questo nuovo film di Bonito, io ci ho rivisto tanto anche dell'Amica Geniale, che è una delle fiction Rai che più apprezzo e non vedo l'ora di vedere la prossima stagione. Ecco, ci ho rivisto tanto l'Amica Geniale, sia per l'arco narrativo della nostra protagonista, per certe cose che possono essere parallele con determinati avvenimenti che accadevano nella serie alla protagonista delle puntate. Ecco, quindi mi piace molto, mi piace questo dialetto che anche senza sottotitoli, e quindi in certi momenti mi abbia messo in difficoltà, sa però farci trasparire il senso di realismo, anche il senso di tristezza, il velo di malinconia che si prova, i volti scavati degli attori che vengono scelti, la povertà che riflette negli occhi di queste persone che lavorano, che magari conoscono più un linguaggio di mano e quindi manesco piuttosto che sensibile e concettuale. Giuseppe Bonito riesce ad illustrarci tutto questo secondo me molto bene, e lo fa in un film dove la nostra protagonista comunque scoprirà di più di se stessa, scoprirà di più di quel che potrebbe anche rivelarsi il suo futuro per lei, scoprirà il piacere sessuale, scoprirà tante cose importanti e più che altro scoprirà quale sia la vita importante da tenere in mano e da proteggere con tutta se stessa, ritrovandosi, ripeto, in una famiglia che inizialmente non le apparteneva, non sentiva importante né tantomeno quella giusta per sé, per poi cambiare idea e quindi rendersi conto di quanta unione, di quanta comunque sensibilità potesse celarsi dietro quegli sguardi vitrei, dietro quelle litigate che più volte ha messo a dura prova la pazienza della nostra Arminuta.
E secondo me il film tutto ciò lo mostra molto bene. Mi auguro che lo possiate andare a vedere, mi auguro che vi possa sorprendere, vi possa colpire. Adesso io farò una minima parte spoiler per rivelarvi quali siano stati i momenti che più mi hanno colpito, ma indipendentemente da questo il film lo dovreste vedere, dovreste sostenere il nostro cinema italiano, il nostro bel cinema italiano, perché secondo me dopo Figli, Giuseppe Bonito fa un ulteriore passo avanti regalandoci un film toccante, emozionante, fiabesco, nonché un romanzo che prende vita su schermo e lo potremmo definire di formazione, ben fatto, ben interpretato e ben fotografato. Quindi mi raccomando, non perdetevelo. Prima di salutarvi, voglio linkarvi il collegamento alla mia recensione scritta per Quarta Parete sul film Marilyn agli occhi neri, tutto qua sotto, così come qua sotto troverete il link ai miei collegamenti social, se voleste seguirmi sulle mie pagine ufficiali Telegram, Instagram, Facebook, ma anche il link per abbonarvi al canale, perché abbonandovi ricevereste in cambio tanti contenuti extra oltre alla normale programmazione quotidiana. Farò una minima parte rivelatrice per proprio parlare di certe scene che mi hanno colpito, quindi non continuate se non aveste visto il film. Allora, partiamo da una scena che proprio mi ha distrutto emotivamente perché non me l'aspettavo, l'incidente del fratello in cui perde la vita in moto. Vediamo questi paesaggi meravigliosi, questi scorci di incontaminata bellezza, questa natura che si estende, intanto questa moto che sfreccia con i due ragazzi. Noi siamo presi dalla natura, siamo presi dalla meraviglia del sole che riscalda questi paesaggi, per poi vedere che in curva un autobus prende pieno il motore dove erano i nostri due ragazzi, e quindi un incidente terribile, un frontale dove perde la vita il fratello più grande. Io non me l'aspettavo, è una scena che realmente mi ha fatto male, poi messa in scena molto bene, perché è una scena a contrasto, si passa dalla vita della natura alla morte della natura umana, e quindi è una scena, secondo me, tra le migliori del film, così come ci sono molte altre scene d'impatto, il momento in cui il padre Fabrizio Ferracane picchia il figlio alzandosi da tavolo senza dire una parola, mentre tutti gli altri continuano a mangiare senza fare una piega, come se quella fosse la normalità. Addirittura il piatto che si era messo il ragazzo non viene nemmeno lasciato sul tavolino per farlo continuare a mangiare, viene proprio messo via e nessuno osa dire pio. Scene che sicuramente ci fanno contemplare i contrasti, le differenze tra la famiglia precedente e la famiglia successiva, anche se forse non si sa quale sia peggio di famiglia, perché sappiamo che quando la nostra Arminuta torna da quella che considerava la madre, si rende conto di essersi messa con un padre padrone alla fine, con un marito padrone, che non permette che la moglie, che la nostra Elena Nietti faccia qualcosa senza il suo consenso, Lietti, scusate, faccia qualcosa senza il suo consenso. Inizialmente sembra anche una persona dolce, istruita, mentre parla con Adriana, con la piccola Adriana, per poi invece rivelare tutta la sua arroganza e anche la sua ignoranza, facendo piangere la bambina che, poverina, era rimasta con le mani bloccate all'interno delle sbarre del lettino. Scopriamo che il motivo per cui l'Arminuta sia stata riportata dalla famiglia biologica consisteva nel fatto che la donna fosse rimasta incinta non dello zio, bensì di un altro uomo, e quindi, per evitare lo scandalo, ecco che viene riportata dalla famiglia biologica la nostra Arminuta. Non le si vuole rivelare niente, però questa cosa verrà fuori. Quanto è bello lo scambio di battute con quella rabbia sotto, in cui Adriana rivela alla nostra Arminuta la verità che tutti avevano compreso tranne lei. L'Arminuta che comunque si farà strada verso un futuro prosperoso dal momento in cui è brava a scrivere, questa è una cosa che mi ha ricordato molto l'Amica Geniale, vincerà con questo racconto di fantascienza in cui parla di un alieno e lei si sente un po' quell'alieno del suo romanzo. È un film dai temi molto importanti, temi che vengono trattati, l'affido, il rapporto umano con persone sicuramente difficili, ci sono dei momenti che proprio riescono a far stare male, momenti che riescono a far emozionare, intenerire, emozionare lo spettatore. Per non parlare poi anche della scena in cui c'è questa sorta di incesto, perché la sorella scopre il piacere sessuale con il fratello più grande, quasi diciottenne, che comunque non aveva mai conosciuto realmente sua sorella, e quindi era più come se fosse un'estranea. Quindi c'è questo rapporto tra i due che va a nascere, con il fratello che le pratica anche dell'erotismo, de 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 una masturbazione sotto le coperte,
con la sorellina Adriana che dorme sopra, e per quel poco tempo percepiamo comunque il piacere che sta scoprendo la nostra Arminuta. È un film sicuramente da vedere, da sostenere, è un film che parla, ripeto, di temi molto importanti anche a livello psicologico. Arminuta significa riportata e purtroppo situazioni di questo genere sono accadute realmente, specialmente in quei periodi, no? Si sta parlando di un film che si svolge post anni 60 ed è un film, secondo me, dalle forti connotazioni psicologiche e dove i rapporti umani sono analizzati molto bene. Quando la nostra Arminuta capisce che voglia stare in quella famiglia che inizialmente non riusciva a stimare come avrebbe voluto, è un momento bellissimo in cui c'è questo bagno anche purificatore che la purifica da tutti i cattivi pensieri, da tutto ciò che ha vissuto fino ad allora, e quindi dopo quel bagno purificatore è pronta a vivere una vita diversa, cercando di capire anche di più quella mentalità un po' ristretta, anche un po' bigotta di una famiglia che ha scoperto solamente dopo 13 anni, piuttosto che una famiglia dove è stata per 13 anni e che le ha nascosto un qualcosa di molto importante, per poi rendersi conto che forse anche il modus operandi, la vita portata avanti da quella che considerava sua madre non fosse tra le migliori. Quindi sì, magari nella famiglia biologica avrà meno cibo, non avrà i gamberi in tavola, ma soprattutto si renderà conto che seppur non viva più nel lusso, possa avere un amore che piano piano possa nascere. Pensiamo a quanto sia bella la scena della madre, interpretata da Vanessa Scalera, che, perché siccome lei è scappata fuori al freddo dopo una discussione, le mette in forno un mattone caldo per riscaldarla, e secondo me è una scena che dimostra quanto anche questa famiglia difficile si stia cercando di aprire e di cambiare i propri modi di fare. Sicuramente sarà dura, sicuramente di momenti di incomprensione ce ne saranno ancora, ma il film vuole lasciarci anche con un velo di speranza. Quindi i miei complimenti a Giuseppe Bonito, un film davvero molto bello, sarò curioso di sapere la vostra e noi ci vediamo alla prossima recensione. Ciao ciao!